che vai! Missile. L'ha fatto, che skin ragazzi. È? Che skin è questa rosa, mi sa. Sì, no. Vabbè, lo stesso. Questa. E allora cominciamo tutta l'insidio con questo Banjo Kazooie. No, questo Banjo lo sai, non è. Non è malissimo, però Banjo è un PG un po' scemo e soprattutto non c'è ha questo Wolf che non capisco perché ogni tanto smette di usarlo. Grab che non so come fa a non entrare, però la lead è da parte di lui in questo momento. Io lo spaccherei di botte Banjo Kazooie, proprio anche per. È proprio, non lo so, fastidioso. E allora. Qui vediamo una piccola lead da parte di Ludo, che però non è infattibile. Ottimo uso della granata da parte di Ludo, però vince. Usa la granata out of hitstun per sorprendere l'avversario. Adesso Ludo stage control, tiene l'avversario al ledge. Vediamo questo ledge tra ottimo bay. Sì, usa bene i salti. Comunque Vincenzo è esperto di pressure su scudo, atterrando. Sì, vero. Atterrando. Vincenzo ha molto bene la pressure con il suo tomo grab. Quindi con il salto in più. E con i salti in più lo usa molto bene. Esatto. Riesce due salti in più, sì. Riesce a mostrarci qualcosa di interessante effettivamente. E proseguiamo intanto con il dash attack, appunto. Bravo. Sì, è sempre lì in quella che comunque alla fine è un buon range per Banjo, ha diverse opzioni effettivamente. Bella tilt, però qua è rischioso. Cioè non prova a inseguire upstage un'altra volta. Ancora peggio stavolta, perché la prima volta comunque era un regrab e le smash avrebbe comunque killato. Qui non ha scuse, Ludo deve mettere essere più on point, però non posso essere la persona più giusta a dirlo, visto quanto mi piace fare la stessa cosa. Esatto. No, vabbè, in questo caso comunque alla fine Ludo gli conviene prenderla con calma. Questo game si può recuperare, come si può perdere, ma comunque è una best of five, è successo, pazienza. C'è tutto un set, sì, per riprendersi in ogni mezzo. Caso una stock con 5% qualcosina si può fare, un po' di info si possono prendere, sicuramente non è la fine del mondo. Sì, però qua non può andare offstage contro Banjo quando ha ancora, soprattutto non in quell'angolo perfettamente, ma quando ha ancora il CD, ora non ce l'ha per esempio. Però bravo Vince a usare la granata per guadagnare verticalità, evita anche il 6B. E poi Vince sembra incollabile. Clean questo Banjo oggi. È molto clean. Vediamo cosa c'è. Uccellata! Uccellata che è proprio messa di così. Però finalmente Ludo prende la prima stock dopo 2 minuti e mezzo quasi. Di sfortuna sacrifica un buon 84% prima di iniziare la prossima. È fair. Fair di Dottor Mario, la chiude lì. La Game 3! Eh sì, clean game 1 per Vince. Game 3 è buon giocatore, ragazzi, danno mentale totale. Proprio con. No, contro Banjo devi essere fatto di adamantio, non devi distrarti, non devi muoverti o di un centimetro. Di naftalina. C'è qualcuno in bagno, dovrei andare in bagno. Prima del nostro set devo essere. Quindi vabbè, ci prendiamo 5 minuti, respiriamo un attimo. Ci fumiamo una bella sigaretta e poi giochiamo. E allora intanto si inizia col game 2, non penso proprio uno switch di Vince, soprattutto considerando quanto sia stato dominante il game 1. No, ma sta giocando bene Vince, anche un mindset devo dire leggermente diverso, nel senso di sta iniziando a capire un pochettino i suoi punti deboli come mindset, a lavorarci, dobbiamo dire, un giocatore che ha sempre avuto qualche sbrocco di troppo. Sì, decisamente. Però ci stanno lavorando, ragazzi. Sì, la volontà c'è. La volontà di migliorare di questo giocatore, proprio il grind, ce l'hanno in sangue, cioè questa cosa è manca la motivazione giusta per farlo. No. Per esempio a Roma, tu non so se la sai questa cosa, ma lui era disperato, voleva andare in chiudo con il cazzo da tipone. E si è stato accettato. Sai qual è la cosa? Vincingo ha passato tutto il giorno a cercare di convincerla a dire dai Vince, riprenditi, c'è la loser. La cosa che ha convinto era Satizza che stava andando bene. Ha detto no, Satizza non può fare meglio. Momento anime, ragazzi. È la rivalità della sigla. Cioè, sì. Vabbè, comunque anche queste cose. La rivalità amicizia sono cose belle. Sì, certo, no, per carità, la rivalità tra Vince e Satizza è molto molto accesa. Però è anche bello. Insomma, è una bella rivalità, è la nuova guardia. Mi ricorda me, Fred. Esatto. Che ti insultarsi a ogni. Mi ricordo quel money match di The Best of 10 che avete fatto all'altro Dragon Stream. Sì, capito, ogni pure mid set. Dire sei spazzatura proprio là, cioè è bello avere qualcuno con cui ti sprono. Ancora una volta comunque stava succedendo la stessa cosa di prima. Vince baita il get up attack di Ludo e whiffa di pochissimo con la smash. Ludo comunque si è ricordato il personaggio che sta giocando e mi sembra che lo stia facendo valere un pochettino. Aspetta un attimo, qua c'è una differenza sostanziale tra i personaggi che stiamo giocando. Io c'ho un bel invincibile, che cosa fa? Cioè cosa devi fare? Comunque qui capita di toccare lo scudo, non è
l'intera stagione di vantaggio. Vediamo Nair, va per... bomba dalla sua stessa granata. Sì, sì, sì. Ormai Ludo sta facendo capire che il matchup l'ha capito, aveva pure killato lì. Era stato sfortunato, come abbiamo detto prima. Nessun impanicamento, nessun problema, capita. Poi vediamo la differenza di Ninja, un mindset veramente solido da parte di Ludo, che alla fine si tilta raramente, però quando lo fa è disastroso, tipo contro Diddy Kong. Insomma, bel giocatore Ludo, tutto sommato. Sì, 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 sì. Una, come dicevo prima, appunto, una Palu che sa le sue cose, solida, si mette, fa quello che deve fare. Però brutto le grab qua, però niente di che. Bravo, ecco, la specialità di Vincenzo, ragazzi, queste sono giocate che comunque si vedono ad alto livello di solito, che comunque Vincenzo grazie a Wolf ha implementato facilmente. Fa molto bene! E qui beta l'approccio un po' lazy, un po' pigro di Ludo con quel fair, così scendendo dalla piattaforma. Usa bene l'output shifting di quella smash che era molto sottovalutato. Ora vediamo qua Vincenzo. Sì, sì, sta facendo vedere una masterclass. Vediamo se riesce a comebackare un altro backhand. Sì, ma ha fatto così. Questo ottimo, rischioso qua quella smash. L'idea era buona, la prendata no. Era un momento incredibile. Ha fatto un reverse, un comeback di due stock in un attimo. Ed è a metà dell'ultima stock. Sì, 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 è a metà. E anche un side B, credo. Anche uno o due side B. Non ha preso percentuale. Non ha chase, attenzione. Sta venendo toccato. Grab. E a legge, ora in kill percent da 6 se riesce a legge un network da una roll rischiosissima però da un trap air, la pareggiata, eccolo, eccolo, e poi lo sclicca, due stock perfette e poi lo sclicca così. Continua a fare quello che stai facendo, vince. Peccato. Ragazzi, questa mega rig. Bel game, bro. Bel game, bel game. Bel game. Ciao, bello. Hai visto che casting, man? Sì, infatti. Ma allora sai che passiamo pure all'Icarus. In inglese, let's go. Appena finiamo questo, se volete, perché poi dobbiamo giocare io contro lui. Sì, ci dà l'istante, ci dà l'istante. Quindi ragazzi, set lo volevo un bel acceso, set. Acceso. Compagni di team, il Dream Team, come sappiamo. Dream Team, ragazzi. Giocano spesso insieme, Ludo e Vince sono anche amici. Yumuz dice ci stava, io non sono d'accordo onestamente, perché avevi... Io l'avrei usato a legge, tipo per coprire quella roll che aveva fatto prima, sì, killava sì. Se copriva quella tra roll. L'altro colpisce anche lo stall a legge, sì. Prende due frame in alcune occasioni. Comunque sì, esatto, non usalo per coprire il landing, usalo per coprire a legge, era meglio. Però Vince comunque ha dimostrato di non arrendersi. No, nonostante tipo... E di avere confidence nel suo bench. Sì, sì, ha confidence. Nonostante, diciamo, Ludo era partito fortissimo, ci ha messo un attimo a riprendere tutto. Quindi ci possiamo aspettare tutto. Mi aspettavo che comunque finiva T-Stock, switch a Wolf, invece... E invece tiene Banjo. È così convinto da quel game e dalla possibilità del suo Banjo che non continua a non switchare. Forse anche grazie al fatto che sia una po' comunque. Eventualmente il Wolf è là, ci sono due game clutch, almeno da giocare. Sì. Quindi. Ottimo, mi piace lo spazio che sceglie. Sì, 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 mi piace bravo. Lo spazio. Vediamo, stavolta però Ludo azzecca il timing. Però veramente Vincenzo ha dimostrato una superiorità nel movement, nel coprire lo spazio rispetto a Ludo. Ludo invece si riesce a infilare nelle sue hitbox. Però non qui, non qui, stavolta si prende un side B in faccia, la situazione è brutta. Ludo e anche riconosce... il back, la B, però buon mesh. Ludo riconosce l'importanza del dash attack in questa situazione, invincibile, abbiamo visto. Abbiamo visto. Stiamo gastando, non fateci switchare mid set. Fateci finire il set. Fateci finire. Non fa niente. Comunque. Allora. Qua, quindi la lead è di Benjo, di Vince, mi ero perso, la prima stock. Sai B che ci sta e riesce anche a rientrare da uscire dal legge. Vieni qua. Oh, ci stava, però forse un Nair era più adeguato. Sì, sì, bravo, Vince comunque molto aware di questi 6 B. Mi piace questo Banjo, devo dire la verità. Sì, sì, non è mai Banjo in sé un BG che non è eccezionale da vedere, ma il modo in cui lo gioca Vince mi piace perché poco progetta i levi, usa solo la bomba praticamente, il down B per baitare. Sembra aver fatto suo il playstyle del personaggio sì, in veramente poco tempo, e questa è la cosa che beh, mi alla fine guarda che lo uso da qualche mese, sì? Ultimamente ha cominciato a usarlo in torneo, però Vince da mesi che ha il Banjo test. Quando qualcuno picca un nuovo PG, lui dice devi passare il Banjo test, se no non è un PG vero, devi battere il mio Banjo. Ed ormai a forza di fare così e giocare coi sub della gente, l'ha trasformato in un PG serio. Vero, alla sì. Fine. Però. Il testatore. Però per ora. È stato testato. Hai visto che tech chase? Un iniziato perfetto, l'idea ci stava, non dovrebbe killare, assolutamente no.
rischioso questa SB, ma sa dell'invincibilità. E però qua, qua non puoi grabbare, non puoi grabbare con mentre quello. Sei a legge soprattutto. Non puoi fare niente. Aspetta solo quello, come prima, che aspettava solo un errore. Ludo alla fine è stato bravo il game scorso, nonostante il comeback enorme, aspettava solo un errore e gli è arrivato. Esatto, ma adesso comunque grossa lead di Ludo, sì, se sì. La gioca con pazienza. Anche se prima era ancora più grossa la lead, abbiamo visto di cosa è capace di vincere. Se la gioca con pazienza può portare questo set sul 2-1. Però vediamo un attimino questo ledge trap di Despacito e Minje che continua. Significano una cosa, non andare là. Non andare là. C'è stato un po' di. Alla fine Benjo verticalmente non ha tutte queste kill option. A parte il pair, ma se tu sei sopra di lui, la pair, no, ti pigli una pair, ok, ma due per chiederà. Esatto, stacci sopra Benjo. È uno dei pochi PG in cui essere verticalmente sopra di lui è l'idea migliore, praticamente. Nella maggior parte dei casi. Cioè, non sempre. Quando sei all'low percent ti fa 46 a pair, ma kill percent spesso conviene. È che non è così facile come sempre, perché comunque in generale uno ha l'abito di evitare di stare là. Sì, capito? Sì, quindi sì, ci sì. Sono là e naturalmente mi viene di togliermi di là. Però. Capito, in questo caso può essere meglio. Bella tilt, legge il salto qui. Siamo agli sgoccioli. A meno che Vincenzo non riesce a tirare fuori qualcosa dal cappello. E sembra proprio di no. Elegante questo tilt. Sì. Fatto bene, buon timing. E quindi Ludo si porta sopra. E adesso è il momento della verità. Vediamo se la confidence nel Benjo sarà fino alla fine. O se lo switch a Wolf arriverà. Sta leggermente perdendo terreno poco alla volta. Sta tenendo bene. Sta tenendo bene il Banjo, ma leggermente sta perdendo terreno. Dopo il primo game, Ludo sta sempre cominciando a aggiustare quelle piccole cose. Switch anche se Wolf. Ancora si piglia un po' troppi stash. Giusto. Però switch a Wolf. Giusto. E quindi giusto. Siamo da capo. Ludo deve ricapire tutto da e capo. E Vincenzo ha tutte le info sulla Paolo. Sì, esatto. Anche se, per carità, sicuramente Ludo conosce questo PG, ma quello più fresco di conoscenza. Giornata sul momento, che è quello che conta alla fine. Esatto. La skin è quella, questa qui, perfetto, e ci siamo. Eccoci qua ragazzi, aggiornamento, subito cominciano, vince con un paio di laser, Ludo, aggressivo in questa prima stock, vediamo però a coprire il ledge col 6B, una cosa che fanno molte Palu, ma che alla fine, a meno che non prende facilmente i due frame, il 6B di Palutena, soprattutto perché parte piccolo e si espande lentamente, quindi all'inizio la gemma hitbox non prende tanto, ma non quello. Ecco, magari un down tilt, però qua bravo, bel movement, sfrutta l'air drip di Wolf per evitare quel side B. Vuole la stock subito, sì, Vincenzo. Sì, vediamo un po' troppa fretta. Qua bravo a non spiccare down smash. Prende l'air tilt solido e ne mette un altro. I graff e la carrozzeria. Allora, ancora la serie. Sì, è Ludo all'alpha syndrome. Anzi, che contro Hitty non mi sono suicidato. Sì, no, era un bel set. Quello, ottima tomahawk grab, reversata, prova una read grossa. Queste read grosse a ledge, caratteristica di entrambi i giocatori. È un po' la Palermo, le read a ledge. Ci sta. Almeno, non tutti ovviamente. Anch'io ah, lo faccio. È una punish gratis, peccato per Ludo che non si aspettava probabilmente un side B così alto. Quindi un'altra chance per Vincenzo. Sì, il lascio attacco vuole fare partire una combo, ecco la grab. Down the chase, throw, bravo. Ottimo, reagisce. Bravo, ottima awareness di Ludo, riconosce il down smash caricato e dice e io ti vado dietro, sì, che me ne frega. Teleport behind you. Bravo. Teleport behind you. Legge l'app qua, Vinge ha un brutto vizio, però dopo fare full hop spesso fa sfolla subito a terra e si piglia per esempio l'app tilt, ma ha fatto prima che ha portato alla stock. Chiaro, potrebbe fare un doppio salto. Riconosci cosa fa, invece di fare fast fall subito, resta in aria, vedi che fa, se quello salta è dodge. Se quello rimane a terra, doppio salto, lui farà un up tilt, farà un'opzione ground, non c'è bisogno di Vinge di subito fast fallare. Vuole ancora un altro due frame, vediamo qui, devi rispettare quel nero. Legge di Palutena, ancora un spacing, non era buono. Sì, non c'è la fede da parte di Ludo, però riesce a insertare un piccolo nair. Vediamo Despacito come affronta questa situazione. Bravo, rischioso, ma giusto. Ludo ha fatto tipo 3 get up attack e ha nettato tutti. Li ha fatti tutti nei momenti perfetti. Da smash era buona l'idea, anche se non avrebbe tillato. Qua un po' il down tilt lì deve capitare. Con Wolf che recupera verticale, devi farlo valere quel down tilt. Non puoi sbagliarlo, dash attack, la situazione even. Vediamo se vince perde questa stock. No, è match no. Point per Ludo. Eh sì. Ancora questo tilt che non funziona più, ha funzionato una volta, forse è meglio cambiarlo. Roll tilt! Piccola kick conferma. Ancora legge, sì, Nair up tilt. Ultima stock winner per Vincenzo. Vediamo un pochettino che
Che cosa succede? Combo di Paolo. Ancora. Aspetta, Ludo, conservatore sbaglia. Peccato, peccato. Questa è sfortuna, yeah. Questa è sfortuna. Vediamo se Ludo non si fa deconcentrare. Alla fine era 144. La stock sarebbe arrivata presto per vincere, sì. Però mettergli quell'ansia in più, anche tenersi una stock grossa. 20 secondi in più, sì, sì, a 144 mette pressione. Sì, era un'occasione grossa per Ludo. Qui sbaglia il drift, non lo trova. Vincenzo sta swingando un pochettino. Qua non deve saltare a questa percentuale troppo contro Palutena, che ama fare Nair. Qua salta ancora. Sta diventando oppressiva la situazione. Vince con uno svantaggio. Bravo, vince ad atterrare con quel Nair, gli finisce dietro. Però niente da fare. Peccato, questi sono i nerfini. Sì, i nerfini, sì, sì, a Palutena. Oh, clean Ludo, ragazzi. Non lo vuole lasciare fuori, sì, lo sa. Bravo, ah, peccato, e ora Vincenzo prende lo, riprende lo stage control e lo perde subito. E quindi Ludo, ottimo, butta Ludo giù. Quando dici tu faccio piangere, Alfa. Quando dici tu. Ma non siamo bravi. Non ce l'ho, non ti posso.